Allora, fare su questo furgone da 2005, la parte sotto diciamo che è più trasparente, ma la parte sopra è proprio gialla. È stata, diciamo, sono stati fatti lavori di lucidatura 3-4 anni fa, però di nuovo è diventato giallo e non è finito, non è stato finito con colore trasparente. Questo è il faro sinistro e questo è il destro. Quindi adesso vediamo che materiale abbiamo. Proviamo a fare una lucidatura, vediamo se esce qualcosa meglio di questo. Vediamo che cosa abbiamo. Insomma, ho guardato un po' di filmati su YouTube, aspetto ancora consigli da altri specialisti. Vediamo se esce qualcosa, fai da te così, da uno che non ha mai fatto lavori su lucidatura, vediamo come vieni fuori. Allora, intanto mi sono preparato qua tutti i prodotti che avevo qua in garage, che possono essere utili. Non penso che le uso tutti, però le ho messo così per capire un attimo che prodotti ho. Praticamente qua ho la carta dei 400, no? Questa è da 320, carta, però questa è per usare con una levigatrice normale, no? Ecco, dopo ce l'ho la carta dei 400 e dopo ce l'ho dischi di carta che si usano con la macchina da levigare. Questa è una macchina da Parkside con dischi che si possono mettere qua. Qua ho vari grane, sono dischi da 125 e parto da 60 fino a 1200, no? Ecco, io inizierò a lavorare da 320, penso, anche un po' più alto, forse da 400. Ecco, dopo un altro disco. Praticamente ho intenzione prima di levigare tutto a secco, dopo passare a pasta, a imbagnato, perché ho due tipi di pasta di carrozzeria. Questo è un Fast Cut Plus, è una grana un po' grande, e questa è un polish praticamente per rifinire. Questi sono che usate per la carrozzeria. Ho un altro polish per la macchina. Questo è praticamente il prodotto, che è un prodotto che l'ho comprato da un negozio specializzato. Mi ha detto che è ideale per finire fari, perché se non li finiamo non si finisce con questo spray. Mi hanno detto che dopo diventano gialli. Quindi un po' di tempo dura, ma dopo diventano di nuovo gialli, non durano tanto. Adesso vediamo come fare. Mi sono montato anche una luce abbastanza forte qua da 350 watt. Qua è la macchina. Ho deciso di smontare il faro perché così lavoro leggero qua su banco senza stare lì sul furgone. Ecco, vediamo dei consigli, se trovo anche da alcune persone che hanno fatto già, ho chiesto un po' di consigli, vediamo cosa viene fuori. Ecco qua, questo è un Renault Mascotte, è un furgone, è una molla, no? Vediamo se riesco a filmare mentre lavoro. Comunque non è difficile smontarlo. Ok, un'altra vite qua che bisogna solo smollarla. Così. In teoria il faro già si muove. Bisogna alzare questa levetta qua. E qua dentro c'è questa molla che bisogna spostarla così. Ok. In teoria il faro e molo. Ok,
una tensione si può cavare, farlo, si lavora su banco senza tanti problemi. Eccolo qua, è facile. Adesso caviamo le spine e abbiamo il faro in mano, no? Così si lavora molto molto meglio. Questo è tipo di spinotto, la Renault Mascotte, Renault Master, scusate. A questa sicurezza bisogna mettere, fare le vette con un cacciavite taglio, perché non si può sforzare troppo, se no non vieni fuori. Ecco così. Quindi abbiamo faro in mano. Con faro in mano è più facile lavorare senza stare lì a carteggiare tutto. Comunque è molto 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 giallo questo faro qua. Eccolo qua, il faro è smontato, bisogna dare una lavatina, dopo inizio a levigarlo partendo da grana 400 verso 2000, dopodiché devo inserire la pasta e finire con questo vernice trasparente che ho comprato da un negozio di vernice. Ecco, vediamo cosa viene fuori. Ho un po' di emozione perché insomma è un lavoro che l'ho visto solo su, ho visto come si sta, come si fa, ma no, non l'ho mai fatto di persona. Un piccolo lavaggio perché è un faro che si lava quando si lava il camion. Thank you.
Questo è un disco dei 400, però usandolo si impasta. Prova a soffiarlo con compressore. No? Perfetto. Così se non avete tanti dischi, no, possono usare un attimo questi qua, due o tre volte. Carta da 1000, no? 1000. 1000. Metto in 4 che è grande, vediamo un attimo come... Non si aggancia. Non si lancia. Perché non si lancia? Eccolo. Attenzione. Eccolo. Che non si lancia. Posso spruzzare un po' di acqua. Comunque si vede che diventa sempre più pulito, però bisogna finirlo con la pasta. Proviamo questa pasta qua da 3M, Fast Cut Plus per carrozzeria, no? Esteso un attimo con lo straccio. Dopodiché possiamo usare anche la spugna. Però come ho visto che spruzza dappertutto, faccio prima manualmente. Thank you.
proviamo un po' con la spugna. Dopo passiamo con la pasta più fina, un polish, tanto vediamo questa come si comporta. Di acqua, farò è così dopo che abbiamo usato fast cut questa pasta abbastanza abrasiva. Adesso usiamo questo qua che è un polish, vediamo un attimo com'è questa pasta, no? Sì, vediamo questa qua come si comporta.
se si arriva ultimo trattamento, no, penultimo, perché dopo si dà colore trasparente. Sono delle macchie interne, queste si vedono. Faccio solo poco perché così vediamo differenza. Puoi vedere differenza? Con polish dopo usiamo anche macchinetta, ma già si vede che è più trasparente qua. Primo passaggio faccio a mano, dopo usiamo macchinetta.